Farrago in latino vuol dire pastone per maiali, è un po' tipo gli avanzi anche mar che viene dato alle bestie, e ci piaceva come nome perché era un po' l'insieme di tutta quella cosa che può essere anche disturbante ma che è l'arte viva, quindi qualcosa di costantemente in evoluzione, ecco, e che ci piace perché sono dei porci. Grande festa alla Casa dell'Energia di Arezzo per il compleanno della Farrago che ha compiuto 2 anni. Una serata ricca di sorprese e novità, dove sono stati presentati anche i nuovi corti della casa di produzione che coinvolge le migliori eccellenze giovanili aretine. Siamo allora in continua evoluzione innanzitutto, ma circa un centinaio ora come ora, quindi tra attori, registi, sceneggiatori, fotografi, disegnatori, ballerini, truccatori, costumisti, un botto di gente. Vogliamo che sia un lavoro e la prendiamo a tutti gli effetti come un lavoro, quindi tutti i ragazzi che si impegnano nella realizzazione di una produzione ci si dedicano anima e corpo. È importante perché è un modo per esprimersi nell'arte forse più grande di tutte, quella che è la settima arte, quella che comprende un po' tutto. E è importante perché crea legami, crea rapporti tra le persone e quindi non c'è niente di meglio, penso. La Farrago si divide in due grandi ere. C'è stata l'era Tommaso Paolo, che quindi scrivevo io e lui dirigeva, che abbiamo fatto 2 produzioni, e lì le tematiche sono mie, quindi praticamente il mondo dei miei coetanei. Io ci tengo molto ad analizzare proprio a livello sociale, anche in modo crudo, quello che è il nostro mondo. Però in generale in realtà i corti, ad esempio, che presenteremo oggi, che non sono miei o suoi, sono dei più disparati generi. C'è piena libertà di realizzazione e quindi sì, per rispondere alla tua domanda, i nostri autori sono liberissimi di fare il tipo di prodotto che vogliono, quindi indipendentemente dalla loro indole, dalla loro sensibilità artistica. Per ora sono stati prodotti 3 cortometraggi all'interno della Farrago, più video musicali e le 2 grandi produzioni, cioè Jumpy e Dio la serie. Prossimamente verranno prodotti 7 cortometraggi, quindi 7 cortometraggi con 7 truppe, 7 cast, ognuno di questi dedicato a una produzione. Sarà un progetto grandissimo e speriamo che sia una soddisfazione per tutti. Noi spunteremo fuori.